S500 qui in scena al Mugello, ed eccolo qui Kenny Roberts, tutto pronto per il suo box. È andata bene per Luca Cadalora nella sessione di prove, la sua Yamaha davvero ha reso al punto giusto, concentrazione qui in casa per il pilota italiano, che praticamente come se fosse nel suo lettuccio caldo qui al Mugello. E qui abbiamo Chandler invece, l'americano con l'HGO del team Agostini, ottima prestazione per lui, una bella bionda anche al suo fianco. Ma lì davanti c'è anche Mick Doohan, l'americano assettato di punti più che mai, è il numero uno del campionato del mondo, il campione del mondo in carica. E là dietro Kevin Schwantz, perché in prima fila c'è Barros. Ha corso ancora una volta in massa, ma attenzione alla partenza. È quella di Doohan, ma è... Francamente non mi interessa come si piazza oggi. Nessuna persona normale sarebbe salita in moto al posto suo. La sua è una prestazione eccezionale, comunque finisca. Ha dimostrato grande tenacia ed è stato assistito bene dai medici. Attenzione, non inquadrato intanto, Kocinski è andato fuori pista, il pilota che era nelle prime posizioni, e qui Chandler si ritira. Grande sfortuna per la Cagiva qui nel Gran Premio d'Italia, sfortuna doppia dunque per i piloti. Questo è un contrariato Chandler che, immusonito giustamente, molla la sua moto nella mano dei meccanici, e questa è la battaglia per la vittoria. Non vediamo più nemmeno Schwantz, è successo qualcosa anche alla Suzuki, perché stanno andando via Mick Doohan e Luca Cadalora. La terza posizione di Schwantz è... Perché ci aspettavamo di fare una bella gara in casa. I due piloti erano in ottima posizione e stavano andando bene, sia Doug che John. Ormai è fatta, pensiamo alla prossima. Sì, sarà per la prossima volta, per la Cagiva. Questo spirito sportivo bisogna averlo, la legge dello sport dura, ma severa e giusta. Beh, Giacomo Agostini non è un pivello, sa come funzionano queste cose, sa che a volte va bene, a volte no. Eccolo qui intanto, Kevin Schwantz finito nelle retrovie, addirittura dietro a Crivie. Qualche problema per la sua Suzuki, probabilmente, oppure un errore del texano, più probabile la prima ipotesi, perché a questo punto non riesce neanche a superare Crivie, riportarsi davanti. Allora la battaglia è tutta tra questi due signori, Mick Doohan che cerca intanto di allungare su Luca Cadalora. E un po' c'è riuscito Mick Doohan, non sente più il fiato sul collo di Cadalora, qualche metro, pochi in realtà in termini assoluti, ma in termini relativi per questo Gran Premio già sufficienza per lui per essere più tranquillo. E vedi qui quando si dice della grinta di Cadalora, forse non sentendo più la pressione... Attenzione, Crivier, la moto di Crivier è uscita di strada! L'avevo visto mentre eravamo on board, mentre eravamo con la telecamera di bordo, Crivier se n'è andato per la tangente, per fortuna si è ripreso, ultimo giro. Ultimo giro, Mick Doohan è in solitaria, Cadalora non è sul suo collo, come si suol dire, ha mollato un po' il pilota italiano, dicevamo prima, forse non avendo più la pressione di Schwantz alle sue spalle, ha davvero un po' mollato. E qui arriva. Ed ecco qua che ha finito questo Gran Premio, secondo Cadalora. Gran Premio emozionante, tante le cadute, per fortuna non con conseguenze serie. Qui il team comunque di Cadalora è soddisfatto. E qui probabilmente alla fine della fiera è arrivato terzo comunque Kevin Schwantz, vedremo. Eccolo qui infatti, questa è la classifica finale, Doohan, Cadalora, Schwantz, Puig e Ito, con l'uscita nell'ultima curva in pratica di Alex Crivier. Poi abbiamo Vitti, Barros, Garcia, McKenzie e Lopez Meia con la Yamaha. E qui la soddisfazione di Kevin Schwantz. Lui è sempre contento anche quando le cose vanno male. Qui probabilmente si sta spiegando con i suoi meccanici, poteva andarli peggio. Da quest'uomo, Mick Doohan, che per l'ennesima volta sale sul gradino più alto del podio in questo Gran Premio d'Italia del Mugello.